minuti, la zucca cambia estetici. Con tutte le zucche che ho prodotto quest'anno, ma che bella, soddisfazione. Come faccio a non fare un bel risottino con la zucca? Attenzione, non riso e zucca, risotto alla zucca, che è un po' diverso, un sapore molto diverso ed è buonissimo. Per fare il risotto con la zucca ci serve un brodo delicato, vegetale, 3 litri d'acqua, una gamba di sedano, una carotina, una cipollina, una foglia d'alloro, fai bollire 20 minuti, 30 minuti e il brodo è pronto. Questo è più o meno 600 g di zucca cruda, è un po' abbondante ma io la metto dentro tutta perché non mi va di lasciare in giro un pezzettino, va sbucciata. Gabriele, perché non usi il pelapatate per sbucciare la zucca? È perché ne ho già rotti tre, allora vado di coltello. Gabriele, perché non usi la zucca delica? Uso queste perché ho queste, sono ottime per fare tutte le ricette di zucca, ma la delica va benissimo, se ce l'avete, perfetta. Prima di tagliare la zucca a cubetti, trito una mezza cipolla, va benissimo anche se avete mezzo porro, un pezzettino di burro, una noce scarsa, poco, perché dopo bisogna metterne ancora. Ci aggiungo la mia mezza cipolla tritata abbastanza fine e lo fate rosolare dolcemente per 2-3 minuti col fuoco abbastanza basso. Questa è una ricetta soft, dolce, autunnale, da fare con calma mentre la cipolla rosola piano piano con delicatezza. Tagliamo a piccoli cubetti la nostra zucca. Gabriele, che differenza c'è tra risotto alla zucca e riso e zucca? Il risotto alla zucca è un risotto a cui si possono anche volendo aggiungere altri ingredienti, che ne so, la salsiccia, lo speck, qualcuno ci mette i gamberetti, buonissimi, zucca, gamberetti e rucola, spettacolare. Mentre invece la riso e zucca è una minestra a base di zucca, assomiglia molto a vederla così, però è molto differente. Prima a fette, poi a strisce e poi a cubetti. La cipolla è rosolata, si è appassita, quindi aggiungo la zucca. Ho calcolato 150 g di zucca a testa, quindi qui più o meno sono 450 g di zucca matura e profumata, deve essere bella matura, ne ho avanzato un pezzetto. Io questo qui adesso, mica lo butto, lo taglio a cubetti e lo aggiungo nella vaschetta del minestrone in congelatore. Cercate il mio video delle verdure per minestrone surgelate, che è molto interessante. Attenzione, il brodo bollito, io l'ho abbassato ed è lì proprio che è quasi per bollire e lo tengo così, è già leggermente salato. Salo anche un po' la zucca, senza esagerare perché comunque si fa sempre in tempo ad aggiungere, basta, poi dopo sale nel riso non ne metto più. Un po' di pepe, qualcuno ci mette anche la noce moscata, vedete voi come vi piace. Pepe, una mischiatina, lo faccio cuocere circa 8-10 minuti, la zucca deve essere cotta ma non stracotta. Fuoco medio, girate spesso, l'utilizzo di un coperchio vi dimezzerà i tempi, però ricordatevi ogni 2 minuti di alzarlo, dategli una giratina, vi salutate, ciao come stai, ok, non stai bruciando e rimetti il coperchio. Gabriele, io faccio il risotto di zucca con al centro a fine cottura una tartare tritata di gamberi marinati con il lime, l'avocado, con sul sale rosa del Guatemala. Ragazzi, bellissimo, buonissimo, ma se io faccio una ricetta così me la guardate in quattro, perché questo è un canale di cucina semplice destinato a tutte le persone normali che usano ingredienti terrestri per fare da mangiare. Nel giro dei nostri 7-8 minuti la zucca cambierà colore, diventerà più uniforme, voi ne prendete un pezzettino di quelli più grossi, lo assaggiate, se è masticabile, cioè cotta ma ancora un pochino al dente, va bene così. Tolgo la mia zucca che è cotta ma è al dente, vedete che ancora i quadretti si distinguono, e la metto in una tazza per due motivi: uno, perché voglio usare una pentola sola per fare tutto, il secondo motivo è per motivi estetici che dopo vedrete. Rimetto la pentola sul fornello senza lavarla, ci metto ancora un'altra mezza noce di burro scarsa, la porzione giusta di riso sarebbe una tazzina di questi qui del caffè strapiena a testa. Naturalmente se avete fame, siete golosoni o quello che è, fate una e mezza, però dopo diventa troppo. Guarda, ne metto dentro una mezza in più per me per quando faccio gli assaggi, guarda, un'altra mezza in più per me dopo perché ho fame,
e ancora un piccolo assaggino che non si sa mai. Comunque la dose giusta e onesta è una tazzina a testa e mi raccomando le dosi, soprattutto se ci sono dei bambini, mezza tazzina. Tostare il riso, che non vuol dire ridurlo come del caffè o delle noccioline tostate, va semplicemente scaldato per rendergli la temperatura uniforme, avviare la cottura e ottenere un buon amido che lo renderà molto cremoso. Quando vedete il riso che è lucido, ha un colore uniforme ed è caldo, bisogna bagnarlo con il vino bianco. Il riso nasce nell'acqua e muore nel vino, quindi mettetene dentro un bel bicchierone. Gabriele, che vino bianco hai usato? Hai usato un falanghina, un pecorino? No, vino secco da battaglia, secco e abbondante, che va benissimo. Lo fate asciugare bene. Gabriele, che riso hai usato? Ho usato il riso arborio, riso da risotti, va bene anche il carnarole o qualsiasi riso da risotto vogliate utilizzare. Fate asciugare il vino, quando il riso vedete che si attacca, si vuole attaccare lui, noi non lo lasciamo attaccare perché adesso incominciamo con il brodo caldo un po' alla volta a cuocerlo. Ci rimetto dentro la zucca di prima, che è ancora bella calda, ma non tutta, ne tengo via un terzo diciamo, ecco, un po' meno di metà. Per cuocere il risotto bisogna metterne un mestolo alla volta di brodo quasi bollente. Deve bollire lentamente, tranquillamente, bisogna girarlo continuamente. Quando si asciuga il risotto si mette il mestolo successivo, così fino a cottura ultimata. Sono passati circa 7-8 minuti da quando ho avviato la cottura. Guardate i chicchi che sono quasi completamente bianchi al centro e leggermente trasparenti all'esterno. Questo è un riso che è ancora crudo. Con la zucca sta molto bene il rosmarino fresco. Questa cosa è facoltativa, però se ce l'avete io vi consiglio di farlo perché è molto buono. Prendete un ciuffetto di rosmarino fresco, non tantissimo, e lo tritate abbastanza finemente. Più o meno a metà cottura lo tritate e lo aggiungete al risotto e darà un profumo incredibile. Sono passati 15 minuti. Guardate i chicchi, è sparito quel bianco intenso che c'era, adesso è più opaco, il colore è uniforme, è una cottura al dente, il riso è pronto. Questa fase della cottura del riso è molto importante, ho spento il fornello, il riso deve risultare all'onda, adesso senza fare qui i fenomeni, vedete com'è morbido, che lo alzo, torna giù, non è incolloso, anzi ne metto ancora un goccino di brodo, ma non esagerate perché adesso più gliene mettete più se ne beve, poi vi scuoce. Quando è così bello morbido si toglie dal fuoco. Ci aggiungo l'ultima mezza nocciolina di burro, che in totale abbiamo fatto una noce e mezza, poco alla volta. Ci metto dentro 3 cucchiai, ovvero un cucchiaio a testa di formaggio grana, non mi mettete il pecorino qui dentro perché uccidete tutto. Mischiare bene, ovvero mantecare. Vedete, il risotto è ancora morbido ma è diventato cremoso. Assaggiatelo di sale e lo servite, potete metterlo in mezzo al tavolo, potete fare i piatti singoli, potete fare un po' come preferite. Con la zucca che avevamo tenuto da parte, che era anche abbondante, potete metterci sopra dei cubettini, vedete che sono più belli, puliti, risaltano, questa cosa è facoltativa, oppure mettete una cucchiaiata di zucca in mezzo al risotto. Ci sta molto ma molto bene, ancora qualche ciuffetto di rosmarino crudo che darà profumo, così sentirete subito il formaggio, la zucca e il rosmarino. Io considererei la variante anche con la rucola alla fine, provatela così, semplice semplice, a fine cottura una manciatina di rucola tagliata dentro e vedrete che roba. Ho tenuto un pochino di zucca, questa qui dopo io me la metto sopra nel risotto, ma perché sono goloso, è una cosa facoltativa, potete mischiarla dentro tutta, sua cremosità, guardate qua, maestà, sua maestà cremosità. Però adesso l'assaggio non può che essere a bestia, con il cucchiaio della festa, dolcissima, emozionante direi, commovente. Gabriele, ma cosa fai con quella zucca trifolata che hai avanzato? La prendo, me la metto sopra la mia porzione di risotto, lo impastrugno su un po' e poi lo mangio a bestia. Stai registrando? Un po' di idea. Molti di voi guardano le mie ricette tutti i giorni, però si perdono gli shortini, si perdono le stories, si perdono tante cose. Se voi vi iscrivete al canale è gratis e lo resterà per sempre, non vi perderete niente di tutto questo. Gabriele, si dice gambo di sedano, non gamba. Ci posso fare. A cubettini la pizza senza ansia, piano piano, la pizza ho detto. La zucca è una pizza, questa pizza è una zucca. Ho ancora un pezzettino di burro, sempre una noce. Facciamone un altro. Parte la lingua.
Ho capito, mi spiegare un concetto con tre parole. Vedete il burro? Sì. Vedete il risotto, gli esterni? No, cancella. Mi somiglia un po', vero? Metto così. Duca pelati.